Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale regionale di Toscana TV. Avete visto e sentito poco fa i titoli del nostro sommario. Apriamo con l'economia. Secondo Banca Italia, il 2023 per la Toscana ha tinte fosche, ma è troppo presto e prematuro parlare di recessione. La nostra apertura. È un momento di forte incertezza, senz'altro noi registriamo un rallentamento, ma ancora non possiamo spingerci a parlare di recessione, questo sarebbe prematuro. Notiamo però un rallentamento delle prospettive. Il quadro che Banca Italia nell'aggiornamento congiunturale sull'economia toscana fa per il 2023 è fosco, ma non abbastanza per parlare di recessione. Del resto, i numeri risentono molto di elementi per i quali è difficile fare una previsione, ad esempio inflazione e crollo del potere di acquisto delle famiglie dovute alla crisi energetica derivante dalla guerra. La Toscana dovrebbe chiudere il 2022 con una crescita del PIL intorno al 3%, in rallentamento rispetto alla performance fatta registrare nella prima metà dell'anno. Rallentano anche gli investimenti, soprattutto per il clima di incertezza. Cosa occorre fare tra le azioni che è possibile controllare? Gli strumenti all'attenzione del governo e poi non dimentichiamo la grossa risorsa che è costituita dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono risorse importanti, particolarmente importanti anche per la Toscana, per colmare alcuni ritardi che anche a causa della struttura del sistema produttivo la Toscana registra in tema di transizione ecologica e digitale. Secondo i dati di Federconsumatori, in Toscana l'inflazione sarà del 12,2%, l'11,8% è il dato nazionale. La spesa prevista per le famiglie è di 3.642,90 euro in più all'anno. Solo per fare la spesa, e questi sono i dati di Coldiretti sulla base dei dati Istat, le famiglie toscane spenderanno il 14,1% in più, circa 780 euro. Per le bollette invece l'incremento registrato da Coldiretti è del 146,7%. Firenze è ancora la provincia dove l'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività su base tendenziale è il più elevato, più 12,7%. Grosseto lo è per i prezzi di generi alimentari, più 16,6%, e Massa Carrara per i beni energetici, più 150,3%. Il sindaco di Firenze Dario Nardella annuncia pronti a candidare lo scoppio del carro, che fra l'altro in queste ultime due stagioni ha seguito in esclusiva Toscana TV, scoppio del carro in patrimonio dell'UNESCO. La Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale è stata adottata il 16 novembre 1972. Sono quindi 50 anni che l'UNESCO riconosce che alcuni luoghi sulla Terra sono di eccezionale valore universale e dovrebbero far parte del patrimonio comune dell'umanità. E sono 40 anni, era il dicembre del 1982, che tra questi luoghi c'è Firenze, centro storico, Ville Medice e di recente anche le colline di San Miniato. Un prestigio, una consapevolezza, un onore di condivisione per i fiorentini, non solo un limite. Pensiamo a tutte le volte che chi abita nel centro storico si sente ripetere «non si può, è patrimonio UNESCO». C'è però anche un risvolto economico. Allora, diciamo che l'Italia è una delle poche nazioni che ha una legge, la legge 77 del 2006, che permette di avere dei finanziamenti per la gestione dei siti, in particolare ovviamente per i piani di gestione. Recentemente, fra l'altro, il Ministero del Turismo ha fatto proprio un bando per i comuni che hanno al loro interno, che hanno nel loro territorio un sito patrimonio mondiale. Sono anche risorse abbastanza sostanziali. Chiaramente per cosa? Per gestire meglio il turismo. E una città come la nostra oggettivamente ne ha bisogno. L'UNESCO ha anche un patrimonio immateriale. L'arte della pizza o la ricerca del tartufo ne sono alcuni esempi, mentre è ancora ferma la procedura per la bistecca alla fiorentina. Obiettivo del sindaco Nardella è che a Firenze si aggiunga anche un altro patrimonio dell'umanità. Annuncio che siamo ormai pronti per l'avvio ufficiale del processo di candidatura dello scoppio del carro nell'elenco del patrimonio immateriale dell'UNESCO. Noi puntiamo sul scoppio del carro e, come sapete, anche sull'arte dei beccai legata alla bistecca fiorentina. Per questo secondo progetto ci vuole ancora un po' di tempo prima di avviare ufficialmente la candidatura, ma
sono comunque due diciamo, importanti aspetti della grande tradizione fiorentina per i quali ci battiamo affinché possano essere riconosciuti nell'elenco del patrimonio immateriale. La pagina della cronaca, traffico internazionale di droga con base operativa a Prato ma con agganci anche su Firenze. 10 le persone arrestate, pensate, sono stati sequestrati 150 kg di stupefacenti. Albanesi, rumeni e magrebini riuniti in un sodalizio con base operativa a Prato specializzato nel traffico internazionale di droga. Sono 8 le persone finite in carcere e 2 messe agli arresti domiciliari dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze che ha accolto le richieste della Direzione Distrettuale Antimafia. Le misure sono state eseguite dalla Guardia di Finanza del capoluogo toscano in collaborazione con i colleghi di Prato, notificato anche un obbligo di dimora e un obbligo di firma. L'accusa, associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Secondo le indagini, l'organizzazione avrebbe fatto arrivare nel circondario fiorentino ingenti quantitativi di droga, si parla di qualcosa come 150 kg, per poi rivenderla su scala nazionale. Ogni presunto componente del sodalizio aveva un compito preciso in modo che la gestione del traffico di droga fosse completa, dall'approvvigionamento all'importazione, dalla lavorazione allo spaccio al minuto. Il lavoro degli investigatori iniziato durante la pandemia ha portato al sequestro di 110 kg di hashish, 30 di marijuana, 4,5 di cocaina, sequestrati anche 33.000 euro in contanti, 3 automobili e 32 telefoni cellulari. Accertamenti da parte dei carabinieri a Firenze dopo una denuncia di 2 ragazze, ventenni, entrambe fiorentine, che da clienti di una discoteca hanno riferito di essere state picchiate da un gruppo di altre 5 ragazze nel locale, ragazze praticamente coetanee delle due. Una di queste è finita al pronto soccorso per le botte ricevute. Da Firenze ci trasferiamo ora invece a Pisa. Scarpe con marchi falsi, tenuti nascosti in vetrina ma evidenziati alla clientela al momento dell'acquisto. Un nuovo sistema di vendita di prodotti contraffatti è stato scoperto in un negozio proprio nella città della Torre Pendente, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 1.100 paia di scarpe. L'esercizio è vicino alla stazione ferroviaria e la titolare, una cinese, è stata denunciata alla procura per frode in commercio, importazione e vendita di prodotti contraffatti e ricettazione. Cambiamo decisamente argomento. Si è conclusa ieri sera l'occupazione di Palazzo Vecchio dei lavoratori dell'ex GKN di Campi Bisenzio. I lavoratori chiedono che lunedì si tenga un consiglio straordinario, un consiglio comunale straordinario sulla situazione nella fabbrica. È una ferita aperta che dobbiamo assolutamente affrontare tutti insieme. Ora il mio impegno è quello di individuare, creare le condizioni per un nuovo e diverso piano industriale rispetto a tutte le opzioni insoddisfacenti che fino ad ora sono state avanzate in questi ultimi mesi. Così il sindaco di Firenze Dario Nardella dopo l'occupazione di Palazzo Vecchio da parte dei lavoratori della ex GKN ora QF. 27 ore dopo, da quando era iniziato, il Consiglio Comunale di Firenze viene chiuso. Gli operai sono rimasti fino alle 21 di ieri sera. Dopo vari confronti con il sindaco, con l'assessore al lavoro Benedetta Albanese, col presidente del Consiglio Comunale Luca Milani e con una proposta di un Consiglio Comunale lunedì prossimo incentrato sulla vertenza. Non ho assolutamente alcun diciamo, motivo di dubitare della bontà dell'idea di organizzare una seduta del Consiglio Comunale dedicata alla GKN nelle forme che saranno stabilite dal Consiglio Comunale, la cui autonomia devo rispettare. Noi abbiamo sempre detto che Palazzo Vecchio è la casa di tutti e quindi è anche la casa dei lavoratori.
Non abbiamo considerato questo gesto di occupazione come un atto ostile verso l'amministrazione, tutt'altro. Ieri ho incontrato gli operai, come sapete, e abbiamo confermato la massima disponibilità a aiutare tutte le organizzazioni sindacali e gli operai della GKN. Gli operai chiedono che venga rispettato in tutti i suoi aspetti l'accordo quadro che è stato firmato dalle organizzazioni sindacali e dalla nuova proprietà, che l'azienda paghi ai lavoratori quanto dovuto, ma hanno anche annunciato azioni legali. Torniamo ad occuparci adesso di pandemia. Crescono i bambini obesi. Confinamenti e chiusure le cause che hanno inciso sulla salute dei ragazzi e sulla loro aspettativa di vita in buona salute. La fotografia è di Save the Children. In Toscana, tra il 2020 e il 2021, i bambini sovrappeso o obesi tra i 3 e i 17 anni sono il 23%. Un trend comunque migliore della media nazionale del 27%, ma il dato è tra quelli che inciderà sull'aspettativa di vita e sulla salute degli uomini e delle donne di domani. Una conseguenza dei confinamenti e delle chiusure della pandemia. A fotografare il benessere dei bambini è Save the Children nel suo Atlante Infanzia. I dati Istat ci dicono che il tasso di bambini tra i 3 e i 10 anni in sovrappeso o obeso è aumentato di 2 punti. Nell'Atlante la Toscana spicca come regione virtuosa, con performance migliore tra tutte quelle italiane, per tasso di mortalità infantile. I dati sono quelli del 2019, gli ultimi disponibili, e assegnano alla nostra regione un 1,45 di tasso ogni 1000 nati vivi, a fronte di una media nazionale del 2,5 per 1000 e di un divario enorme con la Calabria, che registra un 4,42, circa il triplo del dato toscano. Questi dati, analizza Save the Children, potrebbero essere stati aggravati dal periodo pandemico. Non sono ancora disponibili quelli sul 2020-2021, visto che molti servizi e visite specialistiche hanno subito interruzioni o pesanti ritardi a causa dell'emergenza Covid. Vivranno in buona salute fra i 62 e i 64 anni e mezzo i bambini nati in Toscana nel 2020, con differenze tra maschi e femmine, in cui queste ultime hanno un'aspettativa inferiore. Anche in questo caso la Toscana registra numeri migliori rispetto alla media nazionale, benché con divario di genere, entro un contesto che nel centro Italia vede una speranza media di vita in buona salute per i nati nel 2020 di 62,2 anni. La povertà minorile nel nostro paese è quadruplicata a partire dalla crisi globale del 2007-2008. La media italiana si aggira intorno al 22%. Nel centro Italia la Toscana è al 19,2 contro il 14 del Lazio, il 16,3 dell'Emilia Romagna, per arrivare al 35% della Puglia o il 38,7% della Campania. Prato, all'Istituto Datini spunta un giardino didattico grazie a Forest City, un progetto che lancia anche la campagna Dona un albero. 20 ulivi, 15 alberi da frutto e presto anche 3 filari di viti per permettere ai 200 studenti dell'indirizzo di agraria dell'Istituto Tecnico Datini di passare dalla teoria alla pratica nel loro percorso di studio. È il giardino didattico inaugurato questa mattina grazie a Prato Forest City, il progetto del comune per rafforzare il verde urbano. I privati e le imprese possono acquistare e donare alla città nuove piantumazioni. È quello che è stato fatto al Datini grazie alla generosità di un vivaio. Con una sola azione si centrano due obiettivi: l'abbattimento dell'inquinamento proveniente dal vicinissimo viale Leonardo da Vinci e il sostegno alla didattica. L'Istituto Agrario, insieme, questo connubio con l'Istituto Professionale Alberghiero, appunto qui del Datini, insomma, sembrano appunto fatti apposta per creare questo circolo virtuoso, no? Quello che si produce nel nostro campo sperimentale viene poi utilizzato in cucina dai ragazzi dell'alberghiero. Con l'occasione, sempre nell'ambito del crowdfunding sociale del progetto Prato Forest City, è stata lanciata la campagna Dona un albero. I cittadini potranno
acquistare una pianta a 150 euro, darle un nome, scrivere una dedica abbinata che con un QR code verrà visualizzata sul posto e online. Il Comune di Prato si farà carico delle spese di posa, manutenzione ed eventuale sostituzione in caso di non attecchimento. L'albero donato sarà piantato nel periodo dell'anno migliore entro 7 mesi dalla donazione. Le prime 3 aree dove si può già da oggi donare un albero sono Galceti, via Picasso, via Caduti senza Croce a Maliseti. Prato Forest City ha avuto una prima fase di sperimentazione che sostanzialmente è consistita nel mettere a disposizione 5 aree, anzi molte di più, alcune per i cittadini, altre per le imprese e le associazioni, che hanno visto poi dopo impegnati in particolare cittadini, associazioni e imprese in tantissimi interventi. In questo momento quindi, attraverso la prima fase della sperimentazione, sono stati piantati o sono in fase di piantagione circa 400 alberi. Oggi riusciamo a fare in modo tale che i cittadini possano donare un albero. Sempre nel capoluogo laniero, confronto su The Horse, rifiuti, parcheggi e mobilità in centro. L'appuntamento è per lunedì prossimo a Manifatture Digitali. Nuovo regolamento sui The Horse, gestione dei rifiuti, accessibilità e mobilità nel centro storico saranno i temi del laboratorio cittadino che si terrà lunedì prossimo dalle 17 alle 20 a Manifatture Digitali Cinema per il progetto Noi che il Centro. L'obiettivo è condividere quanto fatto dall'amministrazione per il salotto buono della città e confrontarsi su priorità e proposte per il futuro. L'incontro è aperto ad un massimo di 100 partecipanti ed è necessaria l'iscrizione compilando il form dedicato sul sito Noi che il Centro. Chiediamo a tutti di iscriversi perché è importante, diciamo, che tutti ci confrontiamo in merito a temi diciamo concreti, ecco, non si fanno incontri nei quali si discute genericamente del nostro centro, ma affronteremo dei temi concreti che sono l'occupazione del suolo pubblico e Ideor, i temi della mobilità e quindi anche dell'accessibilità e come si arriva al centro storico e come ci si muove al proprio interno, e poi i temi anche della raccolta differenziata e quindi dei rifiuti nel nostro centro storico. Quindi faremo degli approfondimenti e dei gruppi che si occuperanno di direttamente di questi temi e che appunto attraverso l'ascolto ma soprattutto la progettazione condivisa riescano a risolvere i temi che ovviamente dobbiamo affrontare anche nel centro della nostra città. Il laboratorio sarà anche l'occasione per presentare i risultati del questionario diffuso tra la cittadinanza per raccogliere idee e suggerimenti su come migliorare il centro della città. Distribuito da maggio a luglio, è stato compilato da 895 persone. Rifiuti, un'app realizzata dagli studenti del Fedi Fermi di Pistoia a Città della Scienza di Napoli, servirà per determinare il corretto conferimento della raccolta differenziata. Un sistema di riconoscimento dei rifiuti tramite un'intelligenza artificiale che può essere utilizzato da chiunque per il corretto conferimento. È l'applicazione realizzata dagli studenti della prima A dell'anno scolastico 2021-2022 dell'Istituto Fedi Fermi di Pistoia e presentata dal professor Riccardo Nicolai, docente dell'Istituto Pistoiese, alla 3 giorni per la Scienza 2022 Rigenerazione Scuola, la manifestazione sui temi dell'educazione che si è svolta a Napoli, a Città della Scienza, dal 9 all'11 novembre. Un evento rivolto a docenti e dirigenti scolastici, studenti, educatori e formatori che hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sugli obiettivi di rigenerazione scuola, il piano del Ministero dell'Istruzione attuativo degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, pensato per accompagnare le scuole nella transizione ecologica e culturale e nei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile previsti dall'insegnamento dell'educazione civica. Il lavoro degli studenti pistoiesi è risultato tra i 5 selezionati delle scuole secondarie di secondo grado tra più di 100 candidature ed ha ricevuto la menzione speciale per le applicazioni innovative. Oggi, come è noto, è la giornata internazionale della tolleranza. Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Tolleranza, dichiarata dall'UNESCO nel 1995 per ricordare i principi ispiratori della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. L'ONU invita innanzitutto governi e capi di Stato, ma anche organizzazioni e semplici cittadini, a promuovere il benessere umano, la libertà e il progresso in tutto il mondo, nonché a promuovere il rispetto, il dialogo e la cooperazione tra le diverse culture, civiltà e popoli. La tolleranza non è solo un dovere morale, ma anche elemento politico e legale che gli Stati membri sono chiamati a promuovere
attraverso una legislazione che garantisca pari opportunità. Molte le iniziative sul tema in Toscana, a partire dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che stamani, sulle note del famoso testo della canzone dei Måneskin, Fuori di testa ma diversi da loro, ha organizzato il seminario Zitti e buoni, a scuola si parla di tolleranza. Evento aperto alla cittadinanza e agli studenti delle scuole secondarie. Il concetto di tolleranza è stato declinato in maniera trasversale, con richiami alle sfide digitali e alle iniziative legislative in materia, utilizzando strumenti di approccio in linea con il mondo degli adolescenti e dei giovani adulti. Firenze Online, pensate, il menù della solidarietà ideato da 6 chef. Polpette di lampredotto con maionese allo zenzero, insalata di cavoli e broccoli, un risotto prepartita rigorosamente viola, un cacciucco di ceci, la lingua al pepe verde e la caponata in agrodolce in versione invernale e come dessert ganache al cioccolato. È il menù della solidarietà, ideato da 6 chef fiorentini, amici delle mense popolari gestite da Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. Sono Francesco Carzoli, Duccio Pistolesi, Paolo Gori, Gabriele Andreoni, Carlo Mazzola e Luigi Bonadonna. Ognuno di loro ha creato un piatto gustoso e genuino che può essere preparato da chiunque a casa. Le ricette sono pubblicate sul sito della Fondazione. L'intero menù è stato servito durante la cena organizzata da Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze alla mensa di San Francesco in Piazza Santissima Annunziata per i sostenitori e le aziende partner del progetto La Spesa Che Vale. Iniziativa che permette a chi vuole sostenere il servizio della mensa popolare di farlo attraverso una spesa online solidale. All'organizzazione della serata ha collaborato anche l'Istituto Alberghiero Saffi di Firenze. Con questo ricettario della solidarietà vogliamo ringraziare tutti i cittadini, aziende, istituzioni, operatori, volontari e cuochi a fianco della Fondazione per fornire un servizio agli ospiti delle mense. Persone di ogni età che non hanno da mangiare, chi è costretto a fuggire dal proprio paese, chi non ha un posto dove andare, chi è solo e fragile, afferma Vincenzo Lucchetti, presidente Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. Si chiama Giorni di Storia, il primo festival dedicato proprio alla divulgazione storica al via a Sesto Fiorentino dal 29 novembre al 4 dicembre con il professor, noto storico a livello internazionale, Franco Cardini. Si terrà dal 29 novembre al 4 dicembre a Sesto Fiorentino la prima edizione di Giorni di Storia, festival dedicato alla divulgazione storica che intreccia lettura del passato e cronaca del presente tra cultura, approfondimento, curiosità e identità, con un occhio rivolto alla vita civile e politica del paese. Insieme ai nomi più autorevoli del panorama contemporaneo, da Luciana Castellina a Miguel Gotor, da Nicola Labanca a Tommaso Montanari fino a Marina Montesano. Si svolge tra il Palazzo Comunale, la Biblioteca Ernesto Ragionieri e il Teatro della Limonaia. In programma talk, dibattiti e presentazioni, oltre a incontri e laboratori pensati per ragazzi ed eventi tra musica e teatro. Nata per volontà del sindaco Falchi e dell'assessore alla cultura Madau, l'iniziativa, che sarà anticipata il 19 novembre da un'anteprima con lo storico e medievalista Franco Cardini, è organizzata grazie al sostegno di Publiacqua e Unicop Firenze. È il primo festival di storia su cui la nostra città vuole investire. Lo facciamo perché pensiamo, siamo convinti che lo studio della storia, la conoscenza e la divulgazione della storia serva non solo per conoscere il passato, ma anche per darci qualche strumento per il futuro, per provare a non ripercorrere gli stessi errori e anzi provare a disegnare traiettorie diverse per la storia futura e l'umanità. Per questo il tema del primo festival è muri, rotture e confini. Un flash di cronaca: i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti nel comune di Bagno a Ripoli per un incendio a un camper parcheggiato in un'area pubblica, dove si è verificata un'esplosione di una bombola del gas. L'incendio, fra l'altro, si è propagato ad un secondo camper. Una persona coinvolta in questo rogo è stata soccorsa dal personale del 118. Torna il premio nazionale Antonino Caponnetto per la cultura della legalità.
Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia e nell'anno che segna il 30° anniversario della strage di Capaci e il 20° anniversario della morte del giudice Caponnetto, torna a Pistoia il premio nazionale Antonino Caponnetto per la cultura della legalità, organizzato dalla Fondazione Un Raggio di Luce Onlus e dal Centro di Documentazione e di Progetto Don Lorenzo Milani, per ricordare il magistrato noto soprattutto per aver guidato dal 1984 al 1990 il pool antimafia istituito da Rocco Chinnici nel 1980. Tutti gli anni il 6 dicembre, che è l'anniversario della morte del giudice, premiamo quelle persone che si sono particolarmente distinte per la difesa della cultura della legalità. E quest'anno sono tre le persone premiate, due donne ed un uomo: Eugenia Carfora, che è la preside dell'Istituto Tecnico Alberghiero di Caivano, vicino a Napoli, che da anni lotta per strappare i ragazzi alla malavita e che quindi conduce un'azione all'interno della scuola veramente meritoria. Poi c'è Chiara Frazzetto, da Catania, che purtroppo ha visto sterminata la sua famiglia all'età di 21 anni dalla criminalità organizzata, e che da allora conduce una lotta strenua contro la mafia andando a parlare con i ragazzi delle scuole. E poi c'è Giuseppe Piraino, imprenditore palermitano, che più volte ha denunciato i suoi ricattatori, che volevano appunto ricattarlo e fargli pagare il pizzo, e ha permesso ai carabinieri di effettuare azioni di polizia arrestando i mafiosi. Crediamo che in questo momento i giovani hanno bisogno di messaggi forti, educativi, e personalità di alto profilo come l'imprenditore Giuseppe Piraino, Chiara Frazzetto e la preside Eugenia Carfora sono dei simboli di resistenza all'illegalità. La serata di Toscana TV si apre alle 21.15 con il film Lord Brunel, a seguire un altro straordinario film premio Oscar, The Contender. È tutto, grazie di essere stati con noi, arrivederci.